Se vedete sfrecciare per le vie del borgo due poliziotti in pantaloncini e caschetto in sella ad una bicicletta, non vi preoccupate, non vi trovate all'interno del telefilm californiano Pacific Blue, ma state semplicemente assistendo al nuovo servizio di pattugliamento e sorveglianza delle aree verdi da parte degli agenti della Polizia Municipale. Un servizio volto a sensibilizzare la mobilità sostenibile, sempre nel rispetto delle norme comportamentali, come hanno avuto modo di ricordare il sindaco Giovanni Bettarini e il comandante della Polizia Municipale Gianni Doni, in occasione della giornata inaugurale. Il servizio avrà una frequenza di media settimanale, è stato pensato per poter portare appunto la presenza della polizia di prossimità, della polizia locale anche in quelle aree che non sono facilmente raggiungibili con i veicoli e nemmeno a piedi, quindi il tipo di itinerario ciclopedonale che porta fino a Vicchio e che è lontano dalla viabilità ordinaria. E si fonda su una coppia di ciclisti, quindi una pattuglia non in macchina ma in bicicletta, che farà osservare le norme di comportamento in generale, quindi opereranno dei controlli sia sulla fruizione della pista ciclabile da parte dei ciclisti e dei pedoni, ma anche la conduzione degli animali, i rifiuti e tutto quello che c'è da guardare tutte le volte che si esce con la pattuglia. L'idea è quella, oltre alla funzionalità del servizio, per cui fare attività di prevenzione e controllo in aree altrimenti difficili da coprire il servizio di polizia municipale, anche promuovere l'uso di questi mezzi. Noi in comune l'abbiamo già fatto usando e facendo usare anche ai dipendenti che si devono spostare alcune biciclette, non solo le auto di servizio. Credo che sia importante promuovere l'uso della bicicletta, facendo vedere che anche il pubblico, la polizia municipale si può muovere usando questi mezzi. Inizia la primavera e l'estate, per cui tutti in bici sulla pista, insieme ai bici.